Garcia al servizio, la solita fucilata. E la sorta bravissimo Baranovic, bravissimo Zingel, si porta a muro in assistenza di Rinaldi su Zingel, gioco sovrapposto. Non dico dello stesso livello, però o che si equivalgano, ognuno ha caratteristiche diverse. Quindi mamma mia, Soglia, quanto salta Gutierrez, parità. Ecco, Gutierrez soffre di più in ricezione, Galiberta soffre di più in attacco, non tanto in attacco quanto a muro, no, ragazzi, troppi centimetri all'opposto avversario. E quindi logia. Sì, mi è sembrato che a muro ci fosse stato oggettivamente il tocco, perché poi il pallone era andato fuori. Questo è Ace, però. Allora, questa è una battuta che è meglio descritta a pagina 29 del manuale della pallavolo. Una battuta pazzesca, perché innanzitutto è forte, è precisa e va a beccare un angolo. Gutierrez. Più veloce della palla Gutierrez. Nel campo di posto 5 di Cisterna. 24-17 con Davis Kiba, palla corta ricevuta da Zingel, può scegliere Baranovic, va da Gutierrez col muro di Grosser, saltato ancora per il centrale e addirittura senza muro. 18° punto firmato José Miguel Gutierrez. Profondo su Galiberta che tiene la palla, va in quattro da Gutierrez, uno contro uno con Saita, non ha nessun problema, va in cielo e tira tutto a braccio in mezzo al campo. Che attacco dello schiacciatore cubano, rivediamo come nell'uno contro uno entri con violenza su questa palla. E lo del centrale su Ivan Jant, De Cecco apre per Alex Nikolov, lo tocca Zingel e allora forse c'è un fallo di Delic se non viene fischiato Gutierrez a segno. Più due, top volley, a segno Gutierrez. Dopo due tentativi, dopo due... Con in campo Gutierrez e Mattei. Lunga la ricezione di Lepke, stava per sorprendere Cisterna, ma Gutierrez... Ormai... sembra essere entrato in palla, come si dice in questi casi, braccio molto molto caldo per il cubano di Cisterna. Ora si prepara Zingel, il tedesco. I propri ragazzi soli opta per questa scelta, il servizio Gutierrez, fortissimo su Asparuov, Petkovic in qualche modo la tiene, Takashi palla complicata, la piazza su Catania. Pipe per Gutierrez, vincente. Che azione del classe 2001, della top volley, servizio a una velocità proibitiva e poi Pipe sull'ultimo metro del campo. Più tre Padova, crossato su Gutierrez, la palla in quattro va da Gutierrez che contro Saita nuovamente sfrutta un'elevazione fuori dal comune per chiudere il punto 6-4. Tale non è. Rigno prende anche questa. Anche lì. Grandi, 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 questo è pallavolo. E allora Gutierrez. Ma che bei recuperi. E il pubblico, nonostante Cisterna è sotto, apprezza. Brunigno oggi da spettacolo, va tutto il prezzo del biglietto. Rinaldi va dietro, davanti a noi ha chiesto qualcosa Gianni, ha detto di no, forse gli batto sopra, gli ha detto arpio nel pallone la Gumsia. Vediamo, palla buona, Gutierrez contro la Gumsia all'altezza siderali. Ottiene l'approvazione rumorosa del pubblico. Mazzone
Palla viene chiamata in dall'arbitro, c'è il video check, palla molto lunga di difficile definizione, forse qualche dubbio ce l'ha avuto anche l'arbitro, ma... Brunigno, palla Brunigno, che muro Gutierrez. Che servizio Baranovic, Gabriele arriva, palla cortissima, Gabriele arriva in alto. Time out Cisterna. Gutierrez, questa volta la parallela è millimetrica sulla linea, non riesce ad opporsi la difesa e quindi il punto. Larizza al servizio, tre pari, due pari conteggio del tie break. Selacek, Baranovic, Gutierrez, sempre lui. È bravo Baranovic a distribuire il gioco, a cambiare le proprie bocche di fuoco, in questo caso sceglie quello centrale classe 1988 alla sua terza stagione consecutiva alla corte del presidente Bongiovanni. Salta flotto, riceve Dirlic e poi Gutierrez chiude il punto. Sembrava una schiacciata da prima linea, mica la seconda. Nei 4 metri da parte del cubano senza muro, bravissimo in questo caso Baranovic. Ha cambiato, lo ripeto. Dall'altra parte 19 Cisterna, ottimo il suo colpo, ottima la ricezione anche di Gutierrez che prova il pallonetto ma viene fermato dal muro di Larizza e poi si arrabbia e dice basta, voglio andare a fare la doccia e mette giù la palla, evidentemente ha fretta di tornare a Cisterna. Giocatore veramente molto dotato, l'abbiamo detto, giocatore 23-20, più 3 Perugia. Cennelli che va a forzare da Bayram, ricezione buona, Zanni va da Gutierrez, la prima pipe di Cisterna, va, questo è un arco che Cisterna può e deve sfruttare. Su tutte le più uno, prima hanno fatto molta fatica anche con la ricezione e quindi sono andati, rete dove c'è la palla. Flavio da Bossone, la sua flottante tenuta da Gutierrez, Zanni per Gutierrez, pallonetto di José María Gutierrez, cade quella parte centrale del Taraflex. Tira fortissimo, zona di conflitto, allora Gutierrez altissimo, l'attacco di Gutierrez, mamma mia, 9 pari. Grandi qualità fisiche, saltato gran salto e anche buon braccio. Le prime due erano state rimonte della top volley. Gutierrez attacca ancora da 4, pallonetto, non ci arriva Luciano De Cecco, più 1, top volley. Gutierrez si è fatto bene il riposo. Sì. Brunigno come al solito ha preso una palla alla Brunigno, una difesa. Guarda che palla mette Gutierrez millimetrico. E poi il muro sulla pipe. È proprio di Gutierrez. Sì, sì, di Gutierrez, di Gutierrez. Era Cisterna che ha 4 punti di vantaggio. Dirlic forte da Plotkinski che tiene Ropet dietro da Riklinski, il muro di Gutierrez e ora Cisterna ci crede, time out Perugia. Era da un po' dall'inizio della partita che faceva questo, guardate, questo movimento quasi a volare, adesso è la prima volta, vedete, che si riesce a fermare. Non solo al servizio, bravo, bravo Federici. Thank you.
alla fine trova un punto sporco ma quanto mai provvidenziale per Cisterna Gutierrez. Tra l'altro abbiamo l'impressione che Federici abbia recuperato un pallone destinato fuori, mentre attenzione, qualche problema per Baranovic.